La musica di Sugar, qui si parla di musica. Allora, visto che ci stiamo avvicinando a Natale, come potrete ben vedere dal cappellino e dalla stella di Natale, un po' ingombrante, vabbè, oggi facciamo un video natalizio, il video natalizio dell'anno, così ci togliamo questa incombenza. Anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle. L'anno scorso avevamo parlato delle canzoni di Natale di Radio DJ, cercatele in una delle tante playlist che ci sono, insomma. Quest'anno invece parliamo di una sfida che si fa da anni e alla quale ho già perso, lo dico subito, non per colpa mia e dopo lo scoprirete. E soprattutto parliamo della canzone che ha dato via a questa sfida, cioè parliamo del Wamageddon e soprattutto parliamo, no, in realtà soprattutto parliamo del Wamageddon e poi parliamo della canzone, anzi prima della canzone, che ha dato il via a tutto, cioè Last Christmas degli Wham. Dunque, possiamo partire. Last Christmas esce come canzone natalizia degli Wham, il gruppo inglese formato da George Michael e Andrew Ridgeley, ed è uscito appunto come singolo di Natale della band, che poi erano due, nel 1984, in un doppio A-side, quindi due lati A in sostanza, con Everything She Wants. Allora, il disco è stato prodotto appunto per Natale del 1984. Quindi immaginiamoci il Natale degli anni Ottanta di Vacanze di Natale, ecco, quelle cose lì. Quella bella opulenza prima del tracollo. Non saprei come altro descriverla. Appunto, che è stato prodotto per il Natale del 1984, è stato scritto in un pomeriggio in cui George Michael era a casa di Andrew, appunto, il quale stava guardando una partita di calcio in TV. E lui ha scritto Last Christmas. Il singolo è uscito il 15 dicembre 1984. In Italia è considerato il lato B, in realtà, di Everything She Wants. E questo singolo era già stato inserito nell'album Make It Big, nonostante in radio passasse soltanto Last Christmas. La cosa bella, perché sappiamo tutti, questa canzone ha venduto tantissime copie. Vedo qui dischi d'oro in Grecia e Portogallo, dischi di platino un po' ovunque. Dal 2009 in Italia è certificato disco di platino con più di 30.000 copie. Cioè, è normale anche che all'epoca i dischi di platino vincessero con tante più copie, perché non c'erano altri modi per ascoltare la musica, o la compravi o non la compravi. Oggi di meno, per i motivi di cui sopra, nel senso che abbiamo strumenti diversi per ascoltare la musica. Su questo magari faremo poi una digressione in un altro video, perché non ha senso parlarne qui adesso, allungheremo il brodo inutilmente. Torniamo a bomba su quello che stavamo dicendo. C'è anche un video musicale famosissimo, famosissimo, che secondo me è proprio anche in questo caso uno degli emblemi, ecco, del Natale anni 80. Magari se sto ferma evito di farvi venire il mal di mare. Appunto, che è stato girato in uno chalet a Saas Fee. Mi auguro si pronunci così perché credo sia tedesco. Sì, lingua ufficiale tedesco, quindi Saas Fee, in Svizzera. Insieme a George Michael e a Andrew Ridgeley, appunto, c'è anche la modella Katie Hill, che all'epoca stava con Vangelis, che non so se sapete chi sia, immagino di sì perché Vangelis è famosissimo, compositore, anche di una certa fama, che all'epoca stava appunto con questa modella. Se mi apri, vabbè, non apre la fa. Di sicuro mi si apre una pagina adesso quando non deve, vabbè, non importa. Questa è una delle canzoni di Natale più famose al mondo, insomma, che alla fine in molto meno tempo è riuscita a fare tanto quanto, non lo so, Jingle Bell Rock, Let It Snow, tutte quelle canzoni che in realtà erano più ad appannaggio, ecco, dei crooner, quel mondo lì, Frank Sinatra, Dean Martin, quella Gene Kelly, quelle persone lì, insomma. Però gli Wham hanno subito capito che, sì, appunto, Vangelis. Mi si è aperta la pagina su Vangelis all'improvviso. Possiamo tornare alla Christmas, però. Uscita come singolo, appunto, di Natale, ha raggiunto il numero 2 della classifica inglese, battuta soltanto, ovviamente, da Do They Know It's Christmas, che è stata realizzata dalla band, insomma, dal progetto Band Aid di Bob Geldof, a cui tra l'altro ha partecipato anche George Michael, quindi George Michael era in classifica ai primi due posti con due canzoni totalmente diverse, cioè sempre sullo stesso tema, ma
c'è il Natale, però declinato in vari modi. È davvero uno dei singoli di Natale più famosi di sempre, credo che lo resterà almeno per altri 50 anni, secondo me. Ma oddio, magari 50 anni non esageriamo, però secondo me una trentina sì. E continua ad essere sempre una gran bomba, se volete sapere. Perché mi piace molto questa canzone? Perché mi ricorda, cioè mi sa proprio di Natale degli anni 80, io non c'ero, però quel Natale che si vede appunto nei primi vacanze di Natale, nei primi cinepanettoni, sinceramente, per cui sento quella nostalgia ci sarà una parola in una qualche lingua, tipo in giapponese, in portoghese, in tedesco, per indicare quella sensazione di nostalgia per un qualcosa che non si è vissuto. Ecco, per me il Natale anni 80, in generale gli anni 80 funzionano così. Tra l'altro, i ricavati di questo singolo sono stati devoluti in beneficenza per combattere la carestia in Etiopia del 1983 fino all'85. Quella per cui poi è stata scritta We Are the World, quella per cui è stato dato il via a Live Aid e queste cose qui. Ecco, negli anni 80 andava molto di moda la beneficenza, meno male, insomma. Adesso andava di moda tra virgolette, nel senso meno male che si faceva, non è che si poteva restare lì mentre la gente moriva di fame o che ne so. Comunque, superiamo questa parentesi storica. Ci sono tantissime cover, inutili che stiamo qui a elencarle tutte. Però nella cultura di massa, Last Christmas è stato via ad un gioco, appunto, è così radicata nella cultura di massa e nell'immaginario comune, che ha dato via ad un gioco che si chiama Womageddon, che è l'acrasi fra Wham, il gruppo di George Michael, e Armageddon. Allora, che cos'è? È una sfida che va dal 1 dicembre, ogni anno, dal 1 dicembre al 24 dicembre. In questi 20, 24 giorni, 25 giorni, la sfida è non ascoltare mai, mai, nemmeno una nota, nemmeno un minuto, un secondo, niente, zero. Last Christmas nella versione originale. Valgono i remix, valgono le cover, vale tutto. Non l'originale, ok? Se passa, che ne so, in televisione, in radio, per un qualche motivo, non bisogna ascoltarla, se no si perde. Le regole in sostanza sono queste. Scusate, ma nel frattempo mi arrivano le mail. Vabbè, le leggo dopo. Ovviamente chi perde deve farlo sapere, se no è inutile. Chi perde che cosa fa? Su un social, su cui è, insomma, io per esempio l'ho scritto su Twitter, no, si può postarlo ovunque, bisogna fare un post con l'hashtag Womageddon. Se si cerca di far cadere nella trappola qualcun altro non vale. Cioè, se io adesso vi postassi Last Christmas, e ve lo dico che volevo farlo, poi mi è venuto in mente e ho detto no, tanto è inutile, cioè le persone non sarebbero squalificate, cioè non vale far perdere così. Allora, se io vi postassi appunto Last Christmas, voi non perdereste perché io l'ho fatto apposta. Deve essere random, cioè deve essere appunto, sì, random, casuale più che altro, ecco. Questo è. Womageddon in sostanza questo è. Dicevo appunto che io ho perso l'altro giorno, stavo vincendo, ero contentissima, ce la stavo facendo, mi sentivo proprio una persona realizzata, pensate un po' voi, perché stavo riuscendo ad andare avanti senza sentire nulla, 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 neanche un remix, neanche una versione, un'altra versione, nulla, su Rai 1. Colpa mia che io guardo le cose degli anziani, ok? Colpa mia che io seguo il mezzogiorno di Rai 1. Antonella Clerici ha messo, ha fatto, cioè stavano parlando del Natale, bla bla bla, ed è partita sotto, in sottofondo, Last Christmas. Hello darkness, my old friend. Io sono arrabbiata. Infatti mi sono messa ad urlare, certo, prendiamola come un gioco, chiaramente. Mi piacciono queste lucine che cambiano in continuazione movimento, perché, aspettate, eh. Ah no, così spento, così, così un po'. Così più carino. Vabbè, prendiamolo come un gioco, chiaramente, quindi tutte le reazioni iper sono appunto iperboli, non sono reali, cioè chi se ne frega, chiaramente. Nel gioco ci si rimane male per aver perso in modo così clamoroso. Mi sono messa ad urlare davvero perché non è possibile, io stavo vincendo, ce la stavo facendo, sono stata tradita dal mezzogiorno degli italiani, non è giusto. Devo cambiare. No, dopo questa credo che cambierò canale adesso a mezzogiorno. Non guarderò più, è sempre mezzogiorno, guardo qualcos'altro. Spengo la televisione per protesta. Ma ripeto, è colpa mia che guardo le cose per gli anziani, come sempre.
Guarda le cose per gli anziani, poi tanto. Comunque, vabbè, insomma, si cerca di far di unire, ecco, una cosa che è molto radicata nell'immaginario comune è una scemenza. Ma va bene così, cioè non è che dobbiamo pensare sempre alle cose, ai massimi sistemi. Cioè, ci sta anche giocare a Womageddon. E ci sta anche prendersela perché io stavo vincendo e sono stata colta di sorpresa in questo modo. Pugnalata alle spalle. Tu cuoque Antonella Clerici. A proposito di tu cuoque Brute. Tu cuoco Antonella Clerici. Guardate un po'. Io mi fidavo, invece, pum, mi ha messo la scritta, ma se io ho perso. Vabbè, alla fine questo qui è un. Ah sì, si arriva alla mezzanotte del 24 dicembre, non ve l'ho detto. Esiste anche un sito ufficiale, vedo, non lo sapevo. Vabbè, in ogni caso. Comunque nel mondo anglofono c'è dal 2010. Il nome è stato coniato nel 2016. C'è anche una pagina Facebook, nel 2017 è stato pubblicizzato e nel 2018 poi è arrivato in Italia, in sostanza. In ogni caso, appunto, le regole, ripetiamole insieme. Il giocatore che resiste dal 1 dicembre alla mezzanotte del 24 dicembre senza ascoltare sì, Last Christmas and the Wham! Vince. Cioè, poi ce ne possono essere tanti, voglio dire, è una questione di grandi numeri, la legge dei grandi numeri, ce ne sono tanti di vincitori. Il gioco comincia appunto il 1 dicembre e finisce la mezzanotte del 24. La versione originale di Last Christmas è l'unica che vale, tutte le altre vanno bene. Il giocatore ha perso nel momento in cui si accorge di stare ascoltando la versione originale. Chi ha perso deve subito postarlo sui suoi profili social e non si deve far perdere un altro giocatore inviandogli il brano o comunque facendoglielo sentire apposta perché sennò, a parte che è un'infamata e poi non si gioca così, ecco. Ci vuole fair play anche nel Womageddon. Quindi, riassumendo. Una canzone che comunque oltre appunto ad essere, sì, va bene, una canzone di Natale, ok? Una bellissima canzone pop, peraltro. Synth pop, sì. Dicevo appunto che oltre ad essere così importante per l'immaginario comune, per la cultura pop, è anche importante, è stata anche importante perché appunto ha fatto beneficenza, arriva a fare beneficenza, insomma, che poi ha portato con sé tutta una serie di conseguenze e via. Comunque, vi saluto. Mi auguro che questo video inutile, sinceramente, vi sia piaciuto. Quello dell'anno scorso forse era un po' più bello, ma non importa, va bene così. Giocate al Womageddon da qui in dal prossimo anno a sto punto, perché adesso siamo al 13 per voi, 12 per me oggi. Niente. E un saluto al caro George Michael che ci ha abbandonato il giorno di Natale, tra l'altro, appunto, del 2016. 2016, no? E mi fa un po' strano l'idea che George Michael sia morto, devo essere sincera. Vabbè. Grazie Giorgio per tutto quello che ci hai dato e per questa pazzesca canzone che adesso è diventata una sfida globale a non ascoltarla. Te ne saremo per sempre grati. Ciao!